La Brexit pone l'Europa di fronte a sfide molto difficili. Euronews ne ha parlato con alcuni dei suoi protagonisti a Londra, proprio mentre un sondaggio mostrava quanto profonde siano le divisioni tra gli europei su molti dei temi all'ordine del giorno. Tra i relatori, Nigel Farage, capo simbolico della campagna Brexit, sostiene che nonostante le difficoltà della produzione industriale, la Brexit rimane un'opportunità per il Regno Unito. L'industria automobilistica dice è in forte declino, non solo qui ma anche in Germania e in Francia. C'è un enorme calo delle vendite di automobili in tutto il mondo occidentale e in alcune zone della Cina. C'è stato un grande boom nella produzione e adesso un tonfo, ma il punto è che la Brexit ci rende più competitivi. Al giorno X mancano ormai pochissime settimane e l'ipotesi di un secondo referendum sembra ormai sfumata, anche se una nota attivista anti-Brexit sostiene che non sia detta ancora l'ultima parola. Se togliamo dal tavolo tutte le opzioni che abbiamo già battuto, resta un secondo referendum, spiega. Sappiamo che la maggioranza è contraria a una Brexit senza accordo. Se togliamo di mezzo dunque il no deal, le resistenze strenue della May e le nuove elezioni generali, resta solo l'ipotesi di un secondo referendum. Theresa May's deal, take away a general election and you're left with a people's vote. So it's still there. Ma perché un nuovo referendum fosse valido per Bruxelles, Londra avrebbe dovuto chiedere una proroga della Brexit. Secondo la deputata svedese Bildt, in linea di principio una proroga sarebbe ancora possibile, ma Bruxelles ha bisogno di chiarezza dal Regno Unito. Io spero che si faccia qualcosa, dice. Noi non ci possiamo muovere senza una richiesta da parte di Londra. Se chiedono un'estensione, io credo che dovremmo considerare l'ipotesi, ma nessuno ci ha chiesto di farlo. C'è l'urgenza di intervenire perché questa incertezza influenza la vita delle persone normali. Lives of not ordinary people. In un sondaggio commissionato da Euronews, il dossier Brexit è avvolto da una coltre di incertezza, non solo nel Regno Unito. Il 28% dei francesi e degli italiani pensa che il Regno Unito abbia già lasciato l'Unione Europea. Quasi il 60% dei tedeschi afferma che la Brexit avrà un impatto negativo sulla Gran Bretagna e i britannici si mostrano profondamente divisi sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Bruxelles. E delle elezioni in vista che ne pensano gli europei? Più della metà di italiani e tedeschi si dicono ottimisti, al contrario dei francesi, che si sentono positivi solo in due casi su cinque.